Eccoci qua, buongiorno, bentrovati anche da parte mia, buongiorno anche ai nostri ospiti. Oggi lo spazio è dedicato al coaching, abbiamo Giovanni Romito, coach professionista, e la nostra amica Cristiana Di Pietro, coach professionista. Non avete portato Roberto? No, non è potuto venire. No. Roberto è il mio mito, il vostro ammiraglio, no? Perché? Perché è importante avere una guida. E la vostra guida poi è ciò che è all'interno della vostra materia, cioè quelle che io posso chiamare da ignorante le strategie, le modalità, l'uso che si può fare del nostro destino. L'ho detta certo. Grossa, è vero Giovanni? In realtà oggi noi parliamo di processi di apprendimento e in un certo senso di destino stiamo parlando, sì. Perché come si semina così si raccoglie. Certo. Allora, diciamo subito che l'apprendimento è un processo cognitivo che proprio in quanto processo prevede una serie di fasi, alcune delle quali sono assolutamente naturali. Il bambino che toccando un ferro da stiro rovente si scotta, apprende che il ferro da stiro non va toccato. Altre fasi dell'apprendimento invece vengono fortemente condizionate da quello che è il contesto sociale nel quale il bambino si trova a crescere, partendo prima da quello che è il sistema familiare e arrivando poi al sistema scolastico. Fase estremamente delicata, molto molto delicata, perché agli insegnanti tocca un compito difficile, quello di accompagnare i bambini nel processo di apprendimento e allo stesso tempo di evitare di creare in loro tutta una serie di convinzioni e credenze che purtroppo poi da adulti potrebbero rappresentare dei veri e propri blocchi all'apprendimento. E invece spesso in quella fase avviene proprio questo. Quante volte abbiamo sentito dire io in matematica non sono bravo perché non sono portato, non sono portato perché me l'ha detto la maestra, perché papà mi ha detto che noi siamo più bravi nelle materie letterarie e quindi io non sarò mai bravo. Ecco. Tutto questo non è altro che un blocco che purtroppo poi ci portiamo anche da adulti. Intervenire su un adulto è più difficile rispetto ad un bambino, non è impossibile assolutamente, e in questo il coaching ci dà una grossa mano, però sicuramente sarebbe importante già lavorare sui bambini per avere il lavoro più agevolato in una fase successiva, diciamo. È giustissimo, tra l'altro, la tua alta competenza, tu sei uno psicologo, mi lascia anche intravedere degli spiragli di possibilità per gli adulti, però prima di affrontare questo, appunto, l'adulto, per l'adulto va fatto un viaggio all'indietro. Voi siete così bravi da individuare i punti di forza, ma anche le lacune e i momenti difficili. Come recuperare soltanto il bello e lasciarsi comunque il brutto ormai, visto che è passato? Ok, più che il recuperare il brutto, attraverso l'apprendimento noi possiamo apprendere sempre, quindi l'apprendimento è quando l'individuo cambia, perché nel momento in cui io acquisisco nuove competenze, cambio in positivo, come diceva Einstein, una mente, quando ci apriamo a nuove idee, la mente non torna mai alla dimensione precedente, quindi che cosa significa? Che anche, ti faccio un esempio, decido di guidare la macchina, quindi devo apprendere, devo capire come si fa. Sicuramente alla base dell'apprendimento c'è sempre la motivazione, che è fondamentale, e come coach noi siamo proprio orientati nel motivare gli altri. La motivazione può essere dovuta al dovere, quindi io ho tipo la scuola, devi studiare, quindi devi andare a scuola perché è un tuo dovere, perché c'è un bisogno, e quindi ecco, a 18 anni capisco che per muovere devo imparare a guidare la macchina e quindi apprendo, oppure per piacere. E sempre quando c'è il piacere l'apprendimento è molto più veloce, perché è fondamentale essere motivati, è fondamentale capire cosa mi piace fare. Quindi io posso, come dicevi tu, recuperare attraverso la motivazione anche tutto quello che mi sono lasciato dietro. L'importante, quello che io dico sempre, è anche l'esercizio e l'allenamento, perché io più ripeto, più ricordo. E una cosa anche molto importante che consiglio, cerchiamo quando apprendiamo di far diventare reale quello che apprendiamo. Molte volte un ostacolo all'apprendimento si chiama mancanza di massa. Ti faccio un esempio, se io compro una macchina nuova, c'è un libretto delle istruzioni enorme e lo guardo sul divano di casa mia,
comincio a un certo punto a non capirci più niente. Se lo faccio seduta davanti al volante, comincio a vedere, ok, il pulsante in basso a sinistra apre il cofano, lo vedo, lo provo, questo mi facilita tantissimo. Perfetto. Scusami se mi permetto, ormai mi sono permesso con lui. Il tuo passato è un passato di imprenditrice, di una, sì, che si occupava di economia. Perché lo dico? Perché Roberto ha detto, fallo sapere che non siamo marziani, siamo persone come tutti quanti gli altri e tutti possono diventare dei coach professionisti anche se il cammino è lungo. Sì. Io vorrei tornare al problema degli adulti. Gli adulti, sì, messi alle strette quando proprio non sanno che dire, dicono ma tu che vuoi, io sono fatto così. Okay. E no, non va bene, io sono fatto così, perché si può sempre cambiare i processi di apprendimento, come giustamente dicevi tu prima, se lo facciamo da piccoli è tutto a posto perché è un cammino fluido, ma da adulto si può rivedere questa posizione del dire no, ma io sono fatto così, mi dovete accettare come sono. Certo, assolutamente si può vedere, si può modificare. È ovvio che tutto quello che non siamo riusciti evidentemente ad apprendere da bambini si è verificato per due principali motivi. Il primo motivo, l'aver sviluppato, come dicevo prima, una convinzione rispetto ad una, gli inglesi direbbero, una incapacità appresa, per cui io mi convinco che quella cosa non la potrò fare, senza rendermene conto metto in atto un processo tale per cui non ci riesco. Cioè, da qualche parte c'è scritto che tu pensi di vincere o di perdere, alla fine avrai comunque ragione, perché vittoria e sconfitta non sono a posteriori, sono a priori, sono nell'atteggiamento di chi si approccia a qualcosa. Poi c'è un secondo elemento, e qui faccio una piccola vena polemica, i cattivi maestri. Perché io non sono diventato bravo in matematica? Quanto era bravo il mio insegnante di matematica? Noi dobbiamo partire da un presupposto: l'insegnamento è un lavoro di sartoria, dove praticamente io, insegnante, da bravo sarto, devo cucire l'abito su misura, e siccome ognuno di noi ha una corporatura diversa, il bravo insegnante cuce un abito per ogni suo studente. Spesso alcuni insegnanti hanno un unico abito. Ora, chi riesce a indossarlo bene, chi no invece perché non si è impegnato, non è stato bravo, non è stato capace, eccetera, eccetera. Mi viene da pensare, no? Che metodo usava, quale strategia applicava quell'insegnante? E ritorniamo al vostro poi focus, quello che voi fate solitamente, voi collaborate insieme al coach, cioè alla persona, certo, che si è rivolta a voi, la quale non vuole fare la rivoluzione, vorrebbe condurre una vita un po' più serena, essere un po' più vincente, e lo mettete di fronte alle sue responsabilità ed insieme a lui, quindi c'è una sorta di intervista continua, siete dei giornalisti 24 ore su 24, insieme cercate di trovare la strada, perché poi alla fine il vostro intervento non è prepotente, ma è un intervento di alleanza, è così? Assolutamente, anzi è fondamentale. È come se molte persone mi dicono, tu quando fai il coaching che cosa consigli? Noi non consigliamo mai, portiamo attraverso la motivazione e attraverso quello che il coach riesce a capire di volere. Quindi anche qui molte volte ci rendiamo conto che il coach ha bisogno di competenze, e quindi qui torniamo al discorso dell'apprendimento, che è importante. Ma se tu pensi che l'apprendimento può essere visto come, nella nostra testa, come un grande magazzino, quindi dove noi mettiamo un sacco di materiali, ok? Quindi tu immagina come un magazzino dove c'è anche merce deperibile, quindi io devo sapere che merce è entrata, il latte che scade tra, certo, due giorni, devo mettere una determinata posizione, quindi codificare tutto questo è fondamentale. Cosa c'è alla base della codifica? Un'altra volta la motivazione, che è fondamentale, e anche la soglia di attenzione, quindi quanto io sono attento, quanto mi interessa una determinata cosa. Giovanni prima diceva le convinzioni limitanti. Io ti faccio un esempio, c'è un mio amico che diceva sempre che lui non riusciva, non aveva memoria, non riusciva a ricordare, era una cosa di generazioni secondo lui, gliel'avevano detto anche a scuola. Poi era bravissimo nel calcio, che era la sua passione, a ricordare anche il portiere di una squadretta di 30 anni prima. Quindi laddove sei motivato, sì, e ti piace, sì, una cosa, ricordi tutto. Quindi è una tua convinzione, quindi anche l'atteggiamento lì
era negativo, quindi mi approccio già negativamente. Nemmeno a farlo apposta. Introduce la domanda che volevo fare a te, Giovanni. In pratica ci sono delle persone che sono brave a mentire con gli altri. Le peggiori però sono quelle brave a mentire con se stesse. E in questo caso, se io vengo da te e dico no, ma io sono fatto così, tu te ne accorgi. Tu da coach professionista alla fine riesci a dirmi guarda, è spedito, devi guardare a tua volta in faccia alla realtà, tu non sei così, credi di esserlo. Ok. Sì, me ne accorgo per un motivo molto semplice. Ogni qualvolta noi utilizziamo il verbo essere per incasellarci all'interno di una categoria, quindi ecco, io sono fatto così, ad esempio io sono timido. In realtà io sto facendo un processo di cristallizzazione che è l'esatto opposto di quella che è la natura umana. Noi in quanto esseri umani siamo in continuo divenire. Dire sono timido non significa nulla. Allora io faccio un esercizio molto semplice con i miei coachi. Ogni qualvolta utilizzi una frase che riguarda te stesso con il verbo essere, sostituiscimela con un verbo d'azione. E lì li metti un attimo in crisi, perché certo, li costringi a contestualizzare la loro timidezza, nel caso della timidezza. E questo esercizio si rivela particolarmente utile, perché a quel punto non parliamo più di qualcosa che... Le etichette sono immutabili in quanto tali. Io posso lavorare sui comportamenti, ma sulle etichette come faccio? Io ho un mio coach che arrivava sempre in ritardo agli appuntamenti e io mi arrabbiavo parecchio, perché è una delle cose importanti. Io sono un ritardatario e quindi questo mi dovrebbe giustificare dal fatto di arrivare sempre in ritardo. Un'etichetta. Abbiamo lavorato anche su questo, proprio l'altro giorno è arrivato addirittura in anticipo. Siamo andati a scardinare anche il discorso del valore che può avere. Lui diceva, ma che vuoi che sia arrivare un po' in ritardo? Dico, abbiamo lavorato sul discorso del rispetto, eccetera. Quindi questo è un suggerimento che do anche a casa da fare. Ogni qualvolta dice, ma io non posso cambiare perché sono, sostituite al verbo essere un verbo di azione. Cioè, ogni qualvolta io mi trovo in un contesto di questo tipo, mi comporto in questo modo. Il comportamento può essere sempre modificato, l'identità in genere no. Però qui si dovrebbe fare una trasmissione su capire che cosa vuol dire identità, e andiamo in un ambito che è molto spinoso. Tant'è che io vorrei capire, ma quando io vengo e dico che ho un problema di carattere personale, sono timido, come dice Giovanni, oppure io vengo e dico la mia azienda non va bene, la vostra analisi è fatta sempre sulla persona e poi eventualmente su ciò che accade in azienda, oppure approcciate direttamente all'azienda? Quando si dice che il coach opera sul processo è perché noi siamo bravissimi nel saper fare le domande giuste. Le domande, le risposte le dà il coach. E man mano che si parla, man mano che noi facciamo le domande, al coach risultano chiare tante cose che da solo non riusciva a vedere. E quindi molte volte i miei coach mi dicono, mi sembrava che l'altra volta stessimo facendo una chiacchierata così davanti a un caffè, invece sono uscite fuori tantissime cose e quindi là vedi la motivazione, ok, non vedo l'ora di cominciare a farle. Vuol dire che... Quindi, se miglioro io, sì, aiuto la mia azienda a migliorare. Certo. E nei rapporti personali, quanto aiuta il fatto che io faccio questo percorso di apprendimento per migliorarmi, però sono circondato da persone che non migliorano mai? Allora, diciamo che ti rispondo sia da psicologo e sia da coach. Come psicologo io ti dico che in un'ottica sistemica, nel momento in cui io sono un ingranaggio inserito con altri ingranaggi e siamo tutti arrugginiti, andiamo tutti piano. Se io faccio un percorso di apprendimento, il percorso di apprendimento è come dare del grasso a quell'ingranaggio. Giro più veloce io, per forza d'inerzia gireranno più veloci anche gli altri. E come coach dico semplicemente questo: noi siamo la media delle 5 persone che frequentiamo di più, quindi circondatevi di belle persone. Ecco. Semplicemente questo. Perfetto. Giovanni Lomito, grazie Cristiana Di Pietro, salutatemi tanto tutto il vostro staff, tutto il gruppo, ma soprattutto Roberto, che spero di vedere presto insieme a voi, non è che voglio sostituzioni. Grazie anche a voi a casa, però già abbiamo finito, ci vediamo presto.